parliamo di mercato, e chi meglio di lui conosce il mercato del Rimini, perché è il direttore sportivo Pietro Tamai. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno a tutti. Benissimo, in diretta a tempo reale. Allora, ti chiediamo innanzitutto, appunto, poi come si è arrivati all'arrivo di Antonio Palma, una trattativa, diciamo, possiamo definire a lampo? No, no, Lampo no, No? non è mai uscito il nome, ma era uno dei due o tre ragazzi che c'eravamo prefissati in quel ruolo lì. Quindi abbiamo scelto velocemente, dopo che è saltata la trattativa con Guidetti, che è andato alla Feralpi, è uscito anche Romizzi, però diciamo che le intenzioni, il nostro giocatore era Palma, non è trapelato quasi nulla e siamo riusciti a chiuderlo perché aveva un contratto biennale con la Gian Erminia, quindi non era facile la trattativa. Si era parlato anche di Vacca, però forse c'era da aspettare qualche settimana in più. Sì, era un profilo che poteva sempre essere, diciamo, di nostro gradimento per quel ruolo lì a livello di play davanti alla difesa, però diciamo che le prime due opzioni erano Palma e Guidetti per noi. Ecco, io mi sono azzardato a dire che secondo me Palma rispecchia proprio l'identikit del giocatore che piace ad Acori in quel ruolo. Ricorda, diciamo, fisicamente i Di Giulio, i Cristiano, no? Quindi anche sappiamo che è un giocatore che, tra l'altro, da un punto di vista tecnico e tattico è molto importante. Ha giocato anche, ricordiamo, nelle nazionali anche under. È un giocatore che è cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, insomma, è una pedina importante, possiamo dire, forse che potrebbe essere il fiore all'occhiello del mercato di gennaio del Rimini. Ma io mi auguro che il ragazzo faccia bene. Il ragazzo è Antonio Palma e non è né paragonabile a Di Giulio o alle cose vecchie che a Rimini abbiamo visto. Io mi auguro che lui possa avere lo stesso impatto di questi giocatori qui, che chiaramente hanno dato tanto. Il ragazzo ha tanta volontà, ha tanta voglia anche di mettersi a disposizione e di fare bene. È un ragazzo che era una promessa, diciamo, del calcio maggiore, perché come hai detto tu ha fatto tutte le nazionali, ha tanta qualità, mi auguro che la metta a disposizione del Rimini. La scelta è stata anche fatta perché non a caso giochiamo sul sintetico, quindi serve la tecnica, soprattutto più che altro nei campi fuori casa. Mi auguro che lui possa rispecchiare quello che hai detto tu, ecco. E tra l'altro da ieri in prova anche Alessio De Cerchio, 22enne abruzzese, che però stava giocando, a Mosta nella Serie A di Malta. Sì, è un ragazzo che abbiamo preso in prova per 2 o 3 giorni, poi dopo col mister piano piano decideremo, anche perché come hai detto prima abbiamo fatto diverse uscite, ce ne dovrebbero essere delle altre se le cose chiaramente vanno nella giusta direzione. Se no dobbiamo aspettare un attimo perché adesso vabbè, si è fatto male Danso, comunque guarda, c'è Variola, c'è Montanari, c'è Alimi, adesso è arrivato anche Palma, credo che il reparto sia abbastanza pieno, ecco, sotto certi aspetti. Il primo Però impatto qual è siamo stato sempre per vicini. quanto riguarda De Cerchio? Il primo impatto com'è stato? Che impressioni vi ha No, suscitato così? è un ragazzo chiaramente volenteroso, c'ha tecnica, c'ha forza, però è un pelino indietro rispetto ai nostri a livello fisico, perché è stato fermo in un passaggio di 15-20 giorni, però è normale. Cioè non si può valutare un ragazzo in un giorno, ecco, ci vuole del tempo. Si parla anche di Butic, come, diciamo, tuo pallino, possiamo definirlo così? Sì, io Butic l'avevo chiesto Carlo anche a inizio anno, purtroppo le cose non sono andate, giustamente il procuratore cercava la Serie B, l'ha appoggiato alla Ternana nella speranza che fosse una Serie B, ma doveva essere una Serie B. E credo che la Ternana non se ne privi, ecco. Però chiaramente io ci ho provato e ci sto provando. Se ci sarà un'apertura, non ci siamo solo noi, perché è un ragazzo che piaceva, so, anche a Catanzaro, Pordenone, quindi le concorrenti erano tante. Però adesso stiamo lì alla finestra, noi abbiamo ancora Bonaventura in casa, è un calciatore del Rimini, finché
rimarrà Bonaventura, non so se riusciamo a trovare un giocatore diverso. Qual è il reparto sistemato del centrocampo sul quale il Rimini vorrebbe puntare di più come rinforzi? Ma secondo me adesso con l'arrivo anche di Nava, diciamo che la difesa gli abbiamo dato una piccola puntellata. Se, dipende dal ruolo, se il mister gioca come le ultime gare in 4-3-3, forse ipoteticamente ci mancherebbe una mezzala che andasse più a aggredire la porta, le seconde palle per fare anche gol. Secondo il mio modo di vedere come stiamo sviluppando, è chiaramente un attaccante diverso da quelli che abbiamo, che potrebbe essere più un attaccante che attacca la profondità. Questo è un po' quello che potrebbe mancare. Però diciamo che finché non ci si muove in uscita, difficilmente si può mettere mano a ingressi nuovi. Sì, noi abbiamo fatto già diverse uscite, quindi siamo riusciti a fare 3 ingressi, perché chiaramente c'è anche il problema delle liste degli over, quindi bisogna valutare anche quello, perché gli over sono 14, noi oggi con Bonaventura siamo 14, lasciamo che Brighi è fedelissimo, quindi noi abbiamo la lista, se non esce Bonaventura oggi, a 13 spazi, ne avremo uno eventualmente di over disponibile. Se invece dovesse trovare una collocazione Bonaventura, abbiamo 2 spazi, quindi già ci cambierebbe situazione, perché si potrebbe lavorare sia su una mezzala che su un attaccante over, e magari sistemare ancora di più l'assetto. Mi pare di capire che Bonaventura è il maggiore indiziato a cercarsi un'altra casa, tra virgolette. No, assolutamente no. Io sto dicendo quello che il mister ha interpretato fino ad oggi, facendolo giocare molto poco, come era anche Cecconi. Se però da qui a fine mercato non si trova una soluzione, non credo che Bonaventura vada via, ecco. Venga semplicemente reintegrato, perché non ci possiamo permettere di mettere dei ragazzi fuori rosa e prenderne degli altri, che i budget sono da rispettare al centesimo. Ecco, l'impressione, Pietro, è che comunque manchi poco alla chiusura del mercato del Rimini, o è una mia impressione? Cioè, nel senso che sì, potrebbe esserci magari l'uscita di Bonaventura e l'arrivo di un altro attaccante, e forse appunto questo ragazzo che è in prova a centrocampo, e poi non, meno che non capiti un'occasione. Sono situazioni che noi stiamo valutando, adesso dipende anche cosa può succedere per il discorso Guibe. Non si sa mai come evolve anche quel tipo di operazione lì. Quindi oggi è un incontro a Milano con i dirigenti del Lecce a proposito di Guebre? Sì, io sono già a Milano, da stamattina presto, quindi ci dobbiamo vedere adesso nel pomeriggio con calma, ci sediamo, facciamo 2 chiacchiere e vediamo se ci sono i presupposti. Quindi ci potrebbe essere anche quella cosa lì, però non la valutiamo man mano, perché se dovesse esserci l'opportunità per il ragazzo, chiaramente il Rimini non gliela toglie, però bisogna vedere anche se l'opportunità è anche per la società, ecco. Quindi dobbiamo fare in modo che queste cose vadano insieme, e lì dopo si aprirebbe una voragine, perché dovremmo lavorare su una soluzione importante per la categoria. Si parla anche di una possibile contropartita tecnica, come era uscito da alcuni quotidiani online leccesi? No. Quelli sono assolutamente no. Noi, quelli sono giocatori interessantissimi, Dubiskas e Magellatis, che sono 2 lituani, 2,98, nazionali under 21 lituani, hanno già giocato a Lecce l'anno scorso, uno è un attaccante, uno è un play. Il play è arrivato, quindi credo che uno chiuda la situazione all'altro. Quello lì poteva essere una cosa in un ipotetico prestito di 6 mesi che si andava a chiudere nell'operazione. Abdul, se va via per conto suo, non ha nessun cambio a livello di giocatori. Perfetto. Credo che sia difficile che vada via, però nel mercato non si sa mai. Deve esserci un'offerta importante per lasciar partire un giocatore come Guebre, no? No, si può creare un po' di tutto, no? Siamo orgogliosi, perché è un ragazzo che, come tutti sapete, abbiamo preso dal Meldola, è cresciuto con noi, ha dimostrato di poterci stare, come lo è a Carlotti, quindi secondo me è solamente
una cosa in più. In questi due anni scarsi hanno bruciato le tappe entrambi, secondo me, perché stare altri sei mesi a Rimini, non credo che, se da qui a giugno fanno quello che hanno fatto, non credo che non abbiano mercato a giugno, ecco. Quindi questo è il mio pensiero.